venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel santuario di Santa Maria delle Grazie per raccontarvi quanto accadde nel 1912. Padre Pio era a Pietrelcina, nella sua Pietrelcina una strana malattia lo costringeva a stare a letto e non riuscire a ritornare in convento, e nei suoi scritti, nei suoi racconti che faceva al suo direttore spirituale c'è un passaggio molto interessante che ci fa capire quanto sia importante e significativo anche il legame che c'era tra Padre Pio e l'angelo custode proprio nella grande battaglia contro il demonio. E lui, in una lettera di questo periodo del 1912, ci racconta quello che accadeva con il suo amico, fratello spirituale, e quello che lo stesso angelo custode gli rispondeva, perché non lo lasciava mai solo. È una lettera che vi consiglio di leggere perché è di un significato importante, ma molto molto bella. Lui nel suo racconto scrive: non vi dissi che Gesù vuole che io soffra senza alcun conforto, e il dolcissimo Gesù mi ha fatto comprendere purtroppo tutto il significato di essere vittima. Babbo caro, giungere al consummatum est è importante. Non vi dico che in che modo mi vanno percuotendo quei disgraziati, ce l'aveva appunto con il diavolo. Certe volte mi sento preso a morte. Sabato, ad esempio, scrive Padre Pio, che è riferita alla giornata di oggi, sembrò che mi volessero proprio finire. Non sapevo più a qual santo votarmi. Mi rivolgo così al mio angelo custode, e dopo essersi fatto tanto aspettare per un pezzo, eccolo infine a leggermi intorno e con la sua angelica voce cantava inni alla Divina Maestà. Ecco, arriva l'angelo custode cantando, ma Padre Pio è molto nervoso e molto arrabbiato con l'angelo custode. E così, dice, successe una di quelle solite scenate. Lo sgridai aspramente di essersi fatto così lungamente aspettare, mentre io non avevo mancato di chiamarlo in mio soccorso. Allora, per castigarlo, scrive Padre Pio, non volevo guardarlo in viso, volevo allontanarmi, volevo sfuggirlo, ma egli, poverino, mi raggiunse quasi piangendo, mi acciuffa, finché, sollevando lo sguardo, lo fissai in volto e trovai tutto dispiaciuto. E lui gli disse: ti sono sempre vicino, mio diletto giovane, io mi aggiro sempre a te d'intorno con quell'affetto che suscitò la tua riconoscenza verso il diletto cuore. Questo mio affetto per te non si spegnerà neppure con la tua vita.